Carlos Dada al Festival dell'Internazionale di Ferrara. Carlos Dada è il vincitore del premio Anna Politkovskaja 2012. Buongiorno Carlos. Buongiorno Carlo. Grazie per averci concesso questa intervista. Puoi raccontarci la situazione del giornalismo in Messico e del tuo sito internet su cui scrivi? Non de Messico, pero de tutta la regione che ora sta amenazata por los cárteles de la droga. Che è una regione che va de Colombia a Messico, attraversa tutto l'istmo dell'America Centrale. Io abito a San Salvador. Ahora, los cárteles de la droga están de México y de Colombia entrando a la América Central. Noi stanno alla ruta della droga per gli Stati Uniti. Situazione per giornalista molto più pericolosa per messicanos che per noi. Ora, los paesi más pericolosos del mondo per praticare il giornalismo sono Messico e Honduras, Honduras che è vicino del Salvador. Sono los cárteles della droga che stanno penetrando tutte le istituzioni degli stati e non vogliono che los giornalistas parleremo della situazione del crimine organizzato. Sì. Mentre tu invece sul tuo sito lo fai e questo ti ha creato anche dei problemi, much problem with journalism. Bueno, sí, hemos tenido algunas amenazas, nos han estado siguiendo estas cosas, pero yo creo que la situación es mucho más peligrosa para los journalistas mexicanos y hondureños ahora, porque en El Salvador no están asesinando journalistas todavía. En México y en Honduras, sí. En México son 100 journalistas, 100 journalisti. Ucciso, che hanno muerto nella ultima decada. In Honduras hay 12 giornalisti che hanno morto después del golpe de Stato, del coup d'état de 2009. Sì. The only way to make journalism is have a journalist independent, make the way of the independence. Yes. Why? Porque la independencia te permite hablar con libertad de todos los actores que están involucrados en el crimen organizado. El crimen organizado también involucra empresas privadas. Hay mucho empresario lavando dinero del crimen organizado. La independencia te permite hablar con libertad de tutti los actores en la red del crimen organizado. Hablar de la policía corrupta, hablar de funcionarios del Estado que son corruptos, hablar también de empresarios involucrados en esto. La independencia es la única forma de poder tratar con honestidad, o cubrir con honestidad la dinámica del crimen organizado. Abbiamo intervistato Carlos Dada, vincitore del premio Anna Politkovskaja 2012, quella internazionale di Ferrara. Grazie ancora Carlos per Grazie Carlos, l'intervista. grazie a te.